Punto Basket settimanale che vede protagonista il Vice Ospedaletti impegnato nella gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie D. Ad Albenga i ragazzi di Coach Lupi si sono imposti per 72-55, ipotecando il passaggio del turno grazie ad una prestazione concreta e volitiva, in cui ad un controllo pressoché totale del gioco ha fatto seguito una difesa attenta a rintuzzare ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Lupi non intende comunque abbassare la guardia in vista di gara 2 di domenica e invita i suoi a non sottovalutare il bagaglio d'esperienza e la fisicità in gauna che renderanno il match del palazzetto di Via Isnard una vera e propria battaglia. I condottieri dello scorso weekend, Bedini con 20 punti a referto e Zunino e Michelis rispettivamente a quota 12 e 11, dovranno dunque confermarsi trascinatori per il raggiungimento senza patemi della semifinale. Entra nel vivo anche il playoff del campionato di promozione con la gara 1 di semifinale che ha visto opposte Imperia Basket e VVC Sanremo. L'88-60 finale premia la squadra di Coach Risso, capace di alternare una buona circolazione di palla attorno al perimetro a penetrazioni devastanti nell'area pitturata. Il giovane VVC non ha comunque sfigurato, disputando una prova ordinata e di discreta personalità, come dimostra il sostanziale pareggio nel terzo e quarto periodo. Domani alle ore 21 a Villa Citera è in programma gara 2. In caso di vittoria imperiese, la serie terminerebbe con la nomina della prima finalista, ma Franchi e compagni venderanno cara la pelle, giocando un match a viso aperto, cercando di sfruttare al massimo le folate in contropiede e la vena realizzativa da tre dei tiratori scelti. In corso infine anche i play-off del campionato Under 19, con il BC Ospedaletti che ha colto nella gara 1 dei quarti di finale una bella affermazione sul campo del Sarzana Basket per 88-64. Gli Orange hanno meritato il successo in virtù di una superiorità tecnica e fisica palesata lungo tutto l'arco del match, con azioni d'attacco efficaci contro la difesa zona avversaria. Qualche palla persa di troppo ha impedito che il margine tra le due squadre assumesse proporzioni ancora maggiori, ma Coach Lupi può ritenersi comunque soddisfatto al termine della lunga e insidiosa trasferta spezzina. Match point martedì prossimo alle ore 19 al palazzetto di Ospedaletti.